Il titolo che abbiamo scelto per questa riflessione di oggi è appunto I valori come cura. Un titolo breve, ma che nella sua brevità condensa con questi due termini, valori e cura, tutte praticamente le problematiche che si pongono oggi e si pongono soprattutto e ancor di più. Non solo a fronte delle grandi trasformazioni che erano già in atto, a partire dalla grandissima rivoluzione tecnologica che è in corso, ma anche grandi trasformazioni negli assetti economici, nella globalizzazione del mondo odierno, ma che con l'avvento terribile della pandemia del coronavirus ha accentuato. Sia l'esigenza di trasformazioni, sia le fonti di difficoltà, di problematicità. Basti dire che siamo ora, dovremo affrontare nei prossimi mesi una disoccupazione, una precarietà, una inattività, una mancanza di lavoro che hanno le proporzioni proprio di un diluvio universale. Valori e cura sono due termini, come tu ricordavi, Massimo, molto presenti ora nel dibattito e nella pratica contemporanea, ma innanzitutto dobbiamo fare i conti con il fatto che sono queste due parole, valori e cura, parole molto controverse. Intanto perché racchiudono significati molteplici, non alludono a un solo significato. Per tutti basti dire che valore c'è il valore economico che è imperante nell'ideologia moderna, nell'ideologia contemporanea, il valore di mercato, il valore di scambio, il valore della moneta, ma poi c'è il valore ideale, il valore morale, il valore etico, che illumina tutte le nostre vite. E anche cura, basti pensare alla cura come terapia che la pandemia, il coronavirus ha riproposto a noi come significato assolutamente prevalente, ma c'è la cura come prendersi cura, cioè occuparsi di fare azioni per. Come ricordava anche la presidente della WISP del Veneto, menzionando il fatto che in una delle vostre attività, dei vostri programmi, chiedete agli adolescenti che si prendano cura dei parchi, delle situazioni ambientali in cui dovranno esercitare le vostre attività. Quindi c'è innanzitutto questo aspetto di pluralità di significati, ma c'è un altro elemento molto importante su cui vorrei portare la vostra attenzione, che spiega la natura controversa di queste due parole, tuttavia così significativamente pregnanti, ed è il fatto che entrambe queste parole condividono un comune destino, diciamo, di annebbiamento, di occultamento, di confinamento, un po' come è successo a noi persone fisiche con la pandemia, di confinamento in un ambito, in una sfera privata, con esclusione quindi della loro presenza nella sfera pubblica. La sfera pubblica, una grande filosofa come Hannah Arendt, ha dedicato tutta la sua vita, dopo l'esperienza terribile del totalitarismo, delle persecuzioni naziste, dell'Olocausto, tutta la sua vita a studiare la sfera pubblica. La sfera pubblica è tantissime cose, anche molto semplici, come questa che in questo momento noi stiamo vivendo pur nel distanziamento fisico. Quando si creano le condizioni di una collettività, di un agorà,
di una riflessione, di un dialogo comune, siamo in presenza di una sfera pubblica. Dunque, dobbiamo brevemente ricordare che tutta la modernità di cui noi siamo figli, che nasce preparata da lunghi secoli, ma che si sviluppa soprattutto dalla fine del Settecento ad oggi, e l'Illuminismo è stato uno dei processi storico-filosofici più importanti alle origini della nostra modernità, ha avuto anche come punto di partenza la necessità di combattere la violenza, i fratricidi, il sangue che veniva versato con le guerre di religione all'inizio del 1600, quando si era espanso il protestantesimo e c'era stato tutto il fenomeno da cui l'Europa è stata letteralmente devastata e insanguinata per l'appunto delle guerre di religione. Una delle preoccupazioni maggiori dell'illuminismo e di quello che poi è stato chiamato secolarismo liberale è stato di neutralizzare la potenza terrificante e devastante delle guerre di religione, confinando per l'appunto i valori in una sfera privata. Non sostenendo che dei valori non si dovesse per niente discutere, parlare, dialogare, ma che questa discussione dovesse avvenire nel foro interiore delle singole persone, nella loro sfera privata, nella loro interiorità e non nella sfera pubblica, perché nella sfera pubblica, se si fosse tornati a dare spazio di vita ai valori, si sarebbe inevitabilmente riprodotto la violenza simile a quella delle guerre di religione. Questo è stato un grandissimo portato del pensiero illuministico e anche del secolarismo liberale, questa tolleranza del fatto di avere principi e valori diversi ha consentito la convivenza nel Novecento, dopo le terribili guerre mondiali. Le democrazie si sono costruite fondamentalmente su questo tipo di principi di tolleranza, ma questa accettazione del pluralismo dei valori, come diceva Max Weber, grandissimo sociologo, storico delle religioni, alle radici di tutto il pensiero politico del Novecento, il politeismo dei valori, lo si accetta e per accettarlo però bisogna per l'appunto confinarlo nella sfera privata. Ma questa accettazione del pluralismo dei valori sacrosanta ha però condotto, e lo vediamo soprattutto nei tempi moderni, le democrazie in una sorta di impotenza di fronte al conflitto dei valori. Perché i valori non solo devono coesistere, ma spessissimo confliggono. E se c'è conflitto tra i valori, disputa, discussione, dialogo per l'appunto, ma se non questi valori non vengono portati alla luce della sfera pubblica e tematizzati nella sfera pubblica, nel dialogo, nell'argomentazione, l'argomentazione razionale dei valori è fondamentale, questi valori nel confinamento privato ribollono in un calderone incandescente che rischia continuamente di esplodere e di essere quello sì davvero ingovernabile. Pensiamo per tutti al fenomeno estremo del fondamentalismo islamico, ma pensiamo anche a tanti altri elementi che turbano le nostre società, come la xenofobia, la paura degli altri, dei diversi, il rifiuto delle migrazioni, il rifiuto dell'accettare anche appunto una diversità molto profonda, questo rende poi assolutamente non possibile la convivenza se non dentro illusorie fortezze, erigendo muri che però alla fine sempre cadono. Questo
Questo quindi occultamento è qualcosa con cui viceversa oggi dobbiamo fare i conti, e del resto, se non facciamo i conti con il fatto che abbiamo valori diversi e che dobbiamo avere una teoria dei valori, una razionalità per discutere dei valori. Max Weber, di cui parlavo prima, ha sostenuto che ci sono razionalità assolutamente distinte. La razionalità strumentale è quella a cui poi ha dato vita l'economia, che è la razionalità della configurazione mezzi-fini. Non discutiamo né dei mezzi né dei fini, discutiamo soltanto di qual è il mezzo più efficiente per raggiungere un determinato fine. Ma mezzi e fini sono dati, quindi è una razionalità che può essere efficientissima. Pensiamo appunto alla digitalizzazione, alla straordinaria capacità dell'algoritmo di essere efficiente, ma può essere molto cieca e muta rispetto alle domande di significato fondamentali della vita umana. E Max Weber aveva sostenuto che c'era una razionalità dello scopo, del valore, per l'appunto. Quindi non aveva negato che ci fosse, una razionalità anche del valore, ma aveva confinato anche lui, anzi lui è il padre di questo confinamento, i valori in una sfera un po' strana, a metà tra il razionale e l'irrazionale. Ora questo è proprio il punto. Non è che nella nostre società contemporanee i valori non abbiano vita, anzi sono continuamente tra di noi, e anche a proposito del coronavirus ci siamo dovuti confrontare con questioni perfino mortali, del tipo chi curiamo quando c'è l'epidemia, era al suo acme, e le terapie intensive tutte occupate, lasciamo morire l'anziano e curiamo la persona più giovane. E questi sono grandi dilemmi etici, morali, che possiamo dirimere, se non del tutto risolvere, soltanto se discutiamo per l'appunto dei valori sottostanti e li portiamo alla luce. Questo richiede, e adesso fra poco tornerò su questo, che facciamo una riflessione profonda su che cosa è razionalità. Perché quella razionalità strumentale di cui vi stavo parlando, che è stata teorizzata al massimo grado soprattutto dalla disciplina economica, dalla scienza economica, che pretende per l'appunto di essere una scienza della natura, quindi quasi una matematica, e ha reciso i suoi legami. La disciplina economica è nata anch'essa con la modernità alla fine del Settecento. Un padre della disciplina economica è Adam Smith, il famoso teorico della mano invisibile, che poi non era per niente invisibile per lui. Ma Adam Smith era un docente di scienza morale, di teoria morale. E tra i libri importantissimi che ha scritto, oltre La ricchezza delle nazioni, che forse tutti abbiamo sentito nominare, ha scritto La teoria dei sentimenti morali. Con la sistemazione attuale della scienza economica, del mainstream economico, non si vuole più essere una scienza morale. L'economia non vuole più essere una scienza morale e sociale, vuole essere una scienza della natura. E così modella questo sistema di razionalità strumentale, che porta a dogma assoluto il profitto, ottenere un profitto, il lucro, l'utile, l'utilità, anche l'agente economico, che è poi la visualizzazione dell'agente in generale, agisce soltanto in questa visione come agente autointeressato, egoista, utilitarista, che non ha un velo di altruismo, un velo di disponibilità verso gli altri, e che è capacissimo di massimizzare, questa è la parola che usano gli economisti, la sua utilità. Quindi un'altra
conseguenza di questo tipo di modellizzazione, su cui vi invito a riflettere, è che i soggetti sono modellati in una forma, da una parte sono onnipotenti, sono Prometei, dall'altra hanno desideri smisurati, illimitati, non hanno senso del limite e quindi possono, per esempio, distruggere la natura, possono fare tutto quello che gli salta per la mente, purché sia massimizzazione della loro utilità. Non hanno apertura verso gli altri, quindi non solo sono onnipotenti, ma sono monadi. Monadi isolate che vivono in autoisolamento. Karl Marx disse: sono Robinson Crusoe, tutti sono Robinson, come se non avessero nemmeno un venerdì pronto ad aiutarli. Sono monadi isolati che perseguono semplicemente il proprio autointeresse. In una visualizzazione di questo tipo, voi capite bene che i fini e dunque i valori sono estromessi dall'ambito del razionalmente indagabile, sono al di fuori di ciò che è razionale. Possono qualche patito degli aspetti un po' romanzeschi, si può anche occupare di fini e di valori, ma sono destinati a tutte queste cose soltanto alla sfera delle passioni, dei sentimenti e dunque dell'irrazionalità. Anche questo vi invito a tenere presente quanto è importante anche questo elemento insieme all'espulsione dei fini e dei valori dall'ambito del razionalmente indagabile e al loro confinamento nella sfera privata, c'è anche la sfera delle passioni e dei sentimenti che viene espulsa dall'ambito del razionalmente indagabile. Una economista, filosofa, più filosofa che economista, come Martha Nussbaum, di cui avrete sentito molto parlare, la teorica delle capacità fondamentali, insieme ad Amartya Sen, che è un grandissimo filosofo ed economista, filosofo dell'economia, e che è l'inventore del paradigma delle capacità fondamentali. Marta Nussbaum ha scritto un libro che si chiama L'intelligenza delle passioni, proprio per alludere al fatto che invece c'è una razionalità intrinseca anche nelle passioni e nei sentimenti. E vengo all'altro aspetto, quello che riguarda la cura. La cura condivide un destino molto simile a questo, anzi, diciamo che lo ha ancora più incarnato in se stessa. Perché tutta la sfera della cura, dalle origini della nostra civiltà, la civiltà occidentale, risaliamo ai greci, alla straordinaria eredità che ci hanno lasciato, bellissime, la filosofia di Platone, Socrate, Socrate interroga te stesso, conosci te stesso, sappi di non sapere, e poi tutta l'arte. Tutta quel paradigma si regge sulla base del fatto che vengono ignorati tutti i bisogni elementari e quindi la cura, che vengono affidate tutti agli schiavi e alle donne. Quindi questo confinamento della cura significa che da tutta questa luminosità, olimpicità meravigliosa, io sono una grandissima ammiratrice della cultura greca e del greco come lingua, tutta questa olimpicità però cancella le donne come soggetto e gli schiavi che sono abbandonati e che devono riprodurre, ecco, quindi la sfera della riproduzione, che è una sfera assolutamente sovrapponibile a quella della cura. Ed è molto interessante che, intanto, che sia stato proprio il pensiero femminista nel secolo passato che ha riportato all'attenzione tutte le questioni della cura, e riportando all'attenzione le questioni della cura, ha riportato all'attenzione altre questioni su cui adesso vorrei che vi soffermaste. Quel soggetto onnipotente,
monade isolato, illimitato, auto-interessato, eccetera. In realtà è una visualizzazione totalmente in contraddizione con ciò che sperimentiamo tutti dal momento della nascita. E ecco perché la nascita, torno su Hannah Arendt, che ha fatto della nascita, discutendo della sfera pubblica, ha fatto della nascita e dei nuovi inizi che le nascite consentono. Quindi anche oggi abbiamo la straordinaria opportunità di un nuovo inizio. Hannah Arendt ha fatto della nascita un fulcro della sua riflessione. Ebbene, noi dalla nascita sperimentiamo la nostra vulnerabilità, la nostra fragilità, altro che onnipotenza. Noi nasciamo e cresciamo e rimaniamo strutturalmente vulnerabili, fragili, dunque, bisognosi estremamente di cura. E dipendenti dagli altri, dalla cura degli altri, dall'attenzione degli altri, dallo sguardo degli altri. Se un altro non ci guarda, noi non esistiamo. Se un altro non ci riconosce, noi non esistiamo. E quindi l'interdipendenza è importantissima. E quindi c'è tutto un modello alternativo che porta a considerare, nel considerare la fragilità, la vulnerabilità, l'interdipendenza e quindi la strutturale comunicatività verso gli altri. Un grandissimo filosofo vivente contemporaneo è Habermas, un filosofo tedesco, che ha costruito tutta la sua teoria sulla base proprio della comunicatività, l'intersoggettività. Noi siamo come soggetti costitutivamente in comunicazione con gli altri. Il soggetto non è sostanza, ma è relazione. La relazione è fondamentalissima. E tutti questi aspetti, relazione, interdipendenza, fragilità, vulnerabilità, sono carichi di passioni e di sentimenti, hanno bisogno che venga esercitata razionalità, indagine argomentativa razionale su di essi e sono carichi di bisogni, di significati e dunque di valori che vogliamo esprimere. E mi piace a questo punto della riflessione ricordare che Habermas, di cui parlavo un attimo fa, è anche il filosofo del patriottismo costituzionale per l'Europa, il filosofo che, riallacciandosi alle origini del grandissimo processo di unificazione che l'Europa è stata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha teorizzato il patriottismo costituzionale come specificità del continente europeo sulla base proprio di questa idea di interdipendenza e intersoggettività. L'Europa tradisce se stessa se non rispetta per definizione questa intersoggettività da cui è nata la stessa idea di Europa, che peraltro nasce dalla cultura greca e nasce proprio come idea di ponte, di passaggio, di superamento dei confini. E voglio dire a questo proposito che trovo assolutamente straordinario quanto è stato annunciato ieri, trovo rivoluzionario proprio perché torna alle origini il progetto che è stato annunziato, la proposta che la Commissione europea ha lanciato, che veramente rompe con tutto quello che ci è toccato sperimentare negli ultimi anni, quando è arrivata la crisi del 2007-2008. Dopo la crisi del 2007, che è stata molto grave, e la crisi attuale riesce più grave di quella, però gli Stati Uniti d'America con Obama si ripresero rapidissimamente. L'Europa allora ricadde in un'altra crisi, chiamato Second Deep, Double Deep, Triple Deep, cioè di sprofondamento ulteriore nella crisi, perché venne gestita malissimo. Furono adottate le politiche di austerità che non sanarono ben niente e che bloccarono la crescita, soprattutto per l'Italia questo è avvenuto. Oggi si fa l'opposto e questo è, a mio parere, meraviglioso. Questo piano che ora viene
dovrà essere negoziato ulteriormente, ma è qualcosa di straordinario ed è illuminato da questi grandi valori, proprio perché si concentra tantissimo sulla questione degli investimenti e del creare lavoro, del creare le condizioni di un progetto. Ho sentito nelle vostre introduzioni tornare molto la parola progettualità, progetto. Queste parole sono parole cariche di contenuti e di significati che per definizione hanno bisogno di uno spirito utopico, ma uno spirito utopico non come qualcosa di irreale, di astratto, ma come spirito utopico che sollecita la nostra immaginazione, le nostre risorse emotive per pensare e praticare il futuro. Dunque, io penso, non so quanto tempo ho ancora, Massimo. Quanto Dovete tempo? andare verso la conclusione, Laura. Così no, ma io praticamente ci sono già arrivata, anche perché sono molto felice di essere riuscita a ricordarvi anche questo grandissimo evento che è accaduto ieri e che penso sarà molto importante nei prossimi mesi e ci dà veramente una speranza fondamentale per il futuro. Ecco, le ultime cose che voglio dire è che in questo non ho avuto la possibilità di soffermarmi, ma sappiate, ecco, che dentro la riflessione sulla cura, sui valori, c'è anche tantissima riflessione sul dono. Anche quella è un'altra delle cose che abbiamo pensato che la società moderna le espellesse, che non fosse più una società fondata sul dono, e invece ci sono antropologi straordinari che ci hanno detto che il dono è sempre continuamente presente, e come è continuamente presente tutto un ambito di attività non di mercato che costituiscono la moralità di fondo delle nostre necessità. L'ultima cosa che vi voglio dire è che tutto questo significa, non so, comporta non solo di riconoscere il conflitto tra i valori e quindi anche il conflitto morale, riconoscerlo ma non accettarlo come irrisolvibile. Ma c'è, cioè, di riconoscerlo significa anche considerarlo nella sua complessità, tenendo conto che nel considerarlo nella sua complessità ci consente anche di modificare il concetto di rapporto, di relazione, e vederlo, trasformarlo da vincolo che protrae la dipendenza, vederlo come spazio dinamico appunto di interdipendenza. Allora, l'idea di cura in questo modo, che incorpora l'idea di responsabilità e anche responsabilità, è una parola complessissima con molti significati, responsabilità di e responsabilità per richiede un nostro protagonismo, l'attivazione delle nostre risorse. L'idea di cura responsabile si amplia e da paralizzante ingiunzione a non fare del male agli altri, il comandamento morale da cui tutti nasciamo, che addirittura si estende fino a Caino, nessuno tocchi Caino. L'idea di cura responsabile, dicevo, si amplia e da paralizzante ingiunzione a non fare del male agli altri diventa sollecitudine a rispondere responsabilmente a sé e all'altro e a mantenere sempre in vita la connessione. E quindi abbiamo bisogno di considerare la cura nel lavoro di cura di cui avete parlato anche nell'introduzione, ma anche estendere tutto questo alla cura del vivere. E quindi svincoliamo l'etica della cura dal suo rinchiudersi solo nel materno, che pure è fondamentale, ma fa perdere il fatto di restringersi solo nel materno, efficacia pubblica per l'appunto alla cura. Ma attraverso l'allargamento dell'idea di rapporto
e di altro, includiamo nell'idea di altro più ampiamente anche la sfera della natura, la sfera dell'ambiente, del pianeta tutto. E quindi dobbiamo prenderci cura anche del mondo. E non a caso cito l'ultima autrice, una donna da cui potreste attingere molti spunti, Elena Pulcini, questa filosofa politica, mia personale amica, ha scritto un libro bellissimo che ha come titolo proprio La cura del mondo. E a questo grande afflato, vi rimando. Grazie.